Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare una foto Polaroid da una foto normale. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Ora, come vedete, questo sarebbe il nostro risultato finale. La prima cosa che andiamo a fare è appunto creare questa cornice bianca intorno, come appunto le classiche foto delle Polaroid. Per farlo andiamo in File, Nuovo. Io ho guardato in internet le dimensioni appunto delle Polaroid, ce ne sono di tre tipi se non sbaglio, comunque io ho scelto quella più grande, che è appunto 11,4 cm per 12,7 cm. Quindi andiamo a fare, contenuto sfondo mettiamo bianco, facciamo crea, e questa praticamente sarebbe la base della nostra Polaroid. Ora andiamo a fare un nuovo documento, essendo appunto il formato quello che ho scelto io, 12,7 x 11,4, contiene appunto una foto di 10 cm x 10, quindi vado a fare un progetto 10 x 10, vado a mettere nero per comodità per distinguere i due progetti e ne vado a creare. Dopodiché quello che faccio è prendere questo progetto, importarlo appunto in mezzo alla nostra immagine e cercando di fare uguali i bordi intorno, più o meno in questo modo. Ora molto semplicemente seleziono il livello di sfondo, con Command, tenendo premuto Command nella tastiera, vado a dirgli di selezionarmi il contorno appunto del quadrato, ossia della dimensione della foto. Prima andiamo a cliccare sul lucchetto in modo da creare un livello per poterci andare a lavorare. Facciamo Canc. Se noi adesso andiamo a disattivare appunto il nostro quadrato nero, come vedete ci è venuto la cornice della nostra Polaroid. Ora questo livello io lo vado a cancellare perché non mi serve più, e così siamo andati a creare appunto la cornice. Ora andiamo a inserire l'immagine che vogliamo andare appunto a trasformare in Polaroid. Io ho scelto l'immagine di questa ragazza, quindi la vado ad adattare in modo che stia all'interno della mia Polaroid, in modo che così possiamo avere anche la cornice di riferimento. Una volta che l'abbiamo posizionata, questa appunto sarà l'immagine principale della nostra Polaroid. Ora andiamo a duplicare l'immagine della ragazza, ossia la foto che appunto volete trasformare in Polaroid, quindi Command J andiamo a duplicare, dopodiché andiamo su filtro, sfocatura, e gli andiamo a dare un effetto movimento. Andiamo a più o meno, vedete che qua a seconda di quanto aumentate va ad accentuare o diminuire appunto la sfocatura. Io sto su un 90, l'angolo mi va bene 6 gradi, in questa direzione va bene, faccio ok, e quello che vado a fare adesso, sopra appunto a livello copiato con la sfocatura, vado a diminuire leggermente l'opacità in modo che renda questo effetto sfocato tipico appunto delle vecchie foto, delle foto antiche. Una volta fatto questo, gli vado a importare sopra un disturbo noise, ossia quei disturbi di invecchiamento appunto della pellicola. Io l'ho trovato su internet, quindi lo prendo, lo porto sopra la fotografia, lo giro di 90 gradi nel mio caso, perché comunque era girato nel verso sbagliato. Vado ad ingrandirlo in modo da far prendere tutta la fotografia, faccio ok, e una volta fatto vado anche qui ad abbassare leggermente l'opacità in modo da che non sia troppo netto appunto questo disturbo. Ora un'altra cosa molto classica appunto delle pellicole Kodak, delle Polaroid, era il fatto della data, come vedete qui. Quindi per realizzarla molto semplicemente io ho fatto con lo strumento testo,
sono andato a inserire la mia data, il font, guardate voi quale utilizzare. Io ho scelto, ho trovato questo font che è un po' retro, ma comunque potete scegliere tranquillamente quello che volete. Io vado a mettere la data di oggi, che è appunto 22/04/2020. Vado a cambiare anche il colore, gli vado a dare un colore tipo su un arancione, un po' più acceso, in questo modo, e la vado a posizionare appunto. Io la posiziono qua, potete mettere un po' dove volete, ok, in questo modo qua. Dopodiché vado a duplicare la mia data, quindi faccio Command J, tasto destro del mouse, vado a rasterizzare il testo, poi qui di fianco andiamo a selezionare lo strumento sfumino, se non ce l'avete tenete cliccato e vi comparirà un menu a tendina, selezionate appunto strumento sfumino e semplicemente vado a dargli questo effetto anche qui di sfumatura, in questo modo. Bene, ora l'unica cosa che ci rimane da fare è andare appunto a correggere la colorazione. I colori non erano molto nitidi e tanti, soprattutto come la risoluzione delle macchine fotografiche odierne, quindi la prima cosa che io vado a fare, innanzitutto ci portiamo sopra i due livelli appunto della foto, andiamo a fare nuovo livello di riempimento, vado a fare tonalità e saturazione e la prima cosa che vado a fare appunto è togliere colore, in questo modo. Poi vado ad aggiungere un altro livello di riempimento in consultazione colore. Qui se andate su file 3D LUT avete vari parametri già preimpostati da Photoshop, o altrimenti potete comunque caricarne voi di LUT che trovate in internet. Io vado a mettere due strip look che gli dà questo effetto ancora più antico, e l'ultima cosa che gli vado ad applicare è sempre livello di riempimento, vado su filtro fotografico, vado non su filtro ma seleziono colore e vado a dargli leggermente questa tonalità arancione tipica appunto delle foto antiche, in questo modo. La foto sarebbe già finita così, già così avremmo creato un buon risultato. Io l'unica cosa che vado a fare in più, essendo questo bianco un po' troppo pulito per i miei gusti, poi dipende dai gusti di ognuno, mi porto in alto, faccio un nuovo livello, vado a selezionare un colore tipo questo rosino qua, un marroncino, un rosino, faccio ok, seleziono lo strumento pennello, mi porto in un'opacità molto bassa, nel mio caso io faccio un 4%, e quello che vado a fare è dare delle pennellate in questo modo, come vedete, da rendere un po' ingiallita la carta della mia pellicola, in questo modo. Così abbiamo ottenuto una foto pressoché realistica di una Polaroid, da una foto normale appunto a Polaroid. Questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta. Vi ricordo inoltre che ho aperto un canale Skype dove appunto in caso di necessità potete contattarmi per chiedermi consigli o soluzioni qualora non riusciate a fare una cosa. Il link lo trovate sotto in descrizione. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!